Andiamo a salutare Marco, mancano 5 minuti. Una cosa, abbiamo parlato velocemente della legge dopo di noi. Per chi non la conoscesse, un piccolo flash, Giusy. Beh, la legge del dopo di noi è del 2016 e il legislatore con questa normativa ha voluto mettere nero su bianco tutto quello che poteva essere utile e comunque regolamentare un ambito molto delicato, che è quello di tutelare le persone con grave disabilità. Naturalmente questa legge non riguarda solo un aspetto meramente di agevolazione fiscale, ma riguarda un po' tutto quello che è il progetto intorno alle persone. Abbiamo parlato di inclusione, abbiamo parlato di autonomia, abbiamo parlato di benessere, tutto quello che riguarda un progetto di vita, di sviluppare un progetto di vita per le persone che hanno bisogno di stimoli. Come ci ha detto Marco, questi ragazzi sono luminosi, hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di stimoli, di crescere, e tutti questi progetti che coinvolgono ragazzi o comunque persone che vogliono essere coinvolte in questo tipo di sviluppo. Chiaramente poi all'interno della legge ci sono dei riferimenti sia in termini di requisiti oggettivi sia in termini di requisiti soggettivi per avere delle agevolazioni fiscali che riguardano soprattutto la pianificazione patrimoniale, e quindi per dare anche in questo ambito, per dare anche dal punto di vista patrimoniale autonomia a queste persone, perché dobbiamo andare a colmare quello che in autonomia loro stessi non possono fare. E quindi questo progetto prevede che ci possa ad esempio essere delle agevolazioni fiscali per l'istituzione di un trust, piuttosto che tutto quello che riguarda il mondo dei vincoli di destinazione, oppure ancora la gestione dalla parte finanziaria in termini di donazioni e liberalità, piuttosto che la stipula di polizze. Ecco, coloro che vogliono sostenere questo ambito in termini patrimoniali può guardare questo tipo di progetto, e quindi anche a livello di associazione sicuramente si sviluppano questo tipo di progetti in maniera tale da andare a sostenere l'autonomia di questi ragazzi anche dal punto di vista patrimoniale. Marco.